rieccoci ben ritrovati con questa maratona di Le Fonti TV dedicata a donne e lavoro. È sempre l'8 marzo perché il focus non deve mancare anche nei giorni a seguire e noi con Le Fonti TV staremo attenti che questi messaggi che lanciamo attraverso questa 24 ore non cadano ovviamente nel vuoto. Ho il piacere di introdurvi una nuova ospite, ideatrice di un progetto di empowerment femminile dal titolo che poi di cui chiederemo anche sue indicazioni, Donne all'ultimo grido, e in particolar modo un nuovo progetto che si chiama Donne e finanza da urlo. È con piacere che introduco Morena Rossi. Grazie per essere qui con noi. Grazie a voi per avermi invitata, sono veramente molto, mi sento onorata di far parte di questa 24 ore per una giornata così, così importante come quella di oggi. E grazie veramente per aver accettato l'invito. Dicevamo, questo progetto Donne all'ultimo grido, con questa declinazione poi relativa al mondo della finanza, che come sai ci appartiene molto, certo. Donne e finanza da urlo, di che cosa si tratta? Allora, facciamo un passo indietro, come dicevi tu, perché Donne all'ultimo grido. Donne all'ultimo grido è un'associazione che nasce un paio d'anni fa circa, da una mia idea, ma dall'incontro con altre donne, perché come tutte le idee, se non le condividi, è difficile che poi trovino una realizzazione. Così ho condiviso questa idea con altre donne, ho fatto rete, come le donne dovrebbero fare più spesso, e è nata un'associazione che vuole dare voce alle donne, ai progetti delle donne, e utilizziamo questa modalità, se vuoi, molto leggera, ma non è mai superficiale, che è quella del grido, dell'urlo. Cosa significa? Te lo vado a spiegare un po'. Intanto giochiamo sul discorso dell'ultimo grido come se fosse qualcosa di moda, ma in realtà non ha niente a che fare con la moda, ma ha a che fare proprio con l'urlo. Perché l'urlo, in realtà, se si associa ad una donna, di solito si pensa subito a qualcosa che ha a che fare con la violenza o qualcosa di negativo, e purtroppo ci sono ancora tante storie che ci parlano di questo. Ma quello che vogliamo fare noi è ridare all'urlo una dignità diversa, perché l'urlo è in fondo una forma di comunicazione primordiale, è il nostro verso prima che si faccia parola, e questo è quello che noi vogliamo fare, riempire di significati l'urlo in un periodo storico in cui tante volte si urla per nascondere la pochezza dei contenuti, e invece vogliamo riprendere l'urlo nella sua accezione più positiva e costruttiva. Quindi noi diciamo, ogni donna ha una storia da urlo da raccontare, e cerchiamo di raccontare queste storie che sono di progetti, di sogni, di ambizioni, di idee che possono realizzarsi grazie anche all'incontro di altre donne, grazie alla tanto citata sorellanza, no? Che dovrebbe davvero essere la vera rivoluzione per tutte noi, e vediamo che sempre di più lo è. E questa idea del ognuno ha una storia da urlo da raccontare è stata poi così accolta in maniera positiva da Banca Etica, che come dicevi tu prima ci ha chiesto di realizzare con loro un progetto, e questo progetto si chiama proprio Donne e Finanza da Urlo, perché abbiamo pensato di raccontare le storie delle donne, delle socie, le correntiste, le lavoratrici di Banca Etica, che in questi 22 anni, perché oggi è l'8 marzo, la giornata internazionale della donna, ma è anche il compleanno di Banca Etica, donne che in questi 22 anni hanno seguito l'evoluzione di questa banca e di tutti i valori che sono legati a questa banca, quindi alla finanza etica. Si è tenuta proprio ieri sera, ormai dico ieri sera perché siamo nella notte. Sì, si è tenuta ieri sera un webinar insieme a Banca Etica, dove abbiamo raccontato appunto a che punto è l'universo femminile dal punto di vista della finanza, perché tu sai, Alessia, che spesso quando si parla di donne
è difficile anche associare questo rapporto col denaro. Abbiamo un rapporto molto controverso col denaro, questo da sempre. Ed è molto strano che sia così, perché la stessa parola economia deriva da oikos, che vuol dire famiglia, no? E si dice che le donne in realtà si occupano solo della famiglia, quando in realtà occuparsi della famiglia vuol dire occuparsi anche dell'economia e occuparsi anche del denaro. E le donne dovrebbero imparare, e qui nel webinar è stato raccontato molto bene, dovrebbe esserci questa alfabetizzazione finanziaria delle donne. È necessaria perché è comunque una leva per combattere la discriminazione di genere. Sai benissimo che le donne vengono pagate meno degli uomini. Ci sono tantissime di queste situazioni in cui il denaro, ahinoi, è legato in maniera, adesso usare una parola così forte forse strana, ma in maniera violenta nei confronti delle donne, perché Certo, diventa. spesso viene utilizzato anche per sottomettere in qualche modo, no? Una donna, c'è una sorta di violenza anche economica a volte nella coppia, può Assolutamente, guarda, succedere. ne abbiamo parlato e ne parla anche un libro di Tiziana Ferrario, che è stata nostra ospite proprio anche su questo aspetto. Uno dei tratti caratteristici del maschilista, che è anche oggetto proprio del suo libro, è proprio quello di demansionare la donna da un punto Certo. di vista professionale e dal punto di vista familiare, di non farla occupare di tutto ciò che riguarda i risparmi e il mondo appunto del budget familiare. Quando invece, e l'abbiamo detto, stradetto ovviamente alle fonti TV tante volte, studi, indagini testimoniano come le donne abbiano una maggiore e migliore propensione al risparmio Certo. rispetto magari a una vocazione maschile più improntata a investimenti magari anche di breve termine. E quindi insomma sono tutte dinamiche di cui cerchiamo anche noi, attraverso le fonti Certo. TV, di fare educazione finanziaria, che è un tema importantissimo, però appunto ancora c'è strada da fare. Citando proprio un report pubblicato dal European Institute for Gender Equality, a proposito appunto delle disuguaglianze, il miglioramento dell'equità di genere porterebbe ad un aumento del PIL pro capite dell'Unione Europea dal 6 al 9%. Con Eh già. Tiziana Ferrario parlavamo addirittura in alcuni paesi si parla del 35% del PIL, che potrebbe aumentare se le più donne fossero ai vertici delle aziende. Ecco, visto che tu ti occupi poi in particolare di empowerment femminile, ci sono delle storie che ci puoi raccontare, che testimoniano appunto la crescita di Certo. queste donne? Sì, allora, come dicevo, queste storie di donne che abbiamo raccolto, storie da urlo, no? Come diciamo noi per Banca Etica, sono state più di 300. Le donne di Banca Etica hanno risposto veramente con grande generosità a questa chiamata, al fatto di liberare la loro energia femminile per raccontare il loro rapporto con la finanza etica, con il denaro. E sono arrivate delle storie bellissime. Alcune con grande pudore dicevano: ma la mia non è una storia importante, però la racconto lo stesso. C'era proprio la voglia, c'è la voglia di lasciare un segno. E tutte le storie sono importanti. In una delle storie, perché il progetto si è articolato in questo modo, abbiamo raccolto delle storie, da queste storie abbiamo poi selezionato quelle che ci sembravano le più rappresentative e ne abbiamo fatto dei podcast. Podcast, una serie di podcast, di 5 podcast. Il primo è stato messo online proprio questa mattina e poi uno a settimana. Nelle prossime settimane, e con la voce di Paola Maugeri. E in questi podcast c'è proprio una relazione tra una storia di una donna celebre e il suo rapporto con il denaro e la parità di genere, e poi un talk show in cui queste donne che noi abbiamo selezionato raccontano della propria storia, della propria esperienza personale legata appunto ai valori che sono cari a Banca Etica. E quella che tu dicevi, se ci fossero più donne in ruoli apicali, per esempio, è una delle nostre puntate, è un tema al quale abbiamo dedicato un'intera puntata, che sarà l'ultima per chiudere questo ciclo di podcast, dove appunto noi raccontiamo la storia di due
diciamo così, di due donne che in questo momento sono per l'Europa ai vertici massimi, che sono la Lagarde e la von der Leyen. Ma non tanto perché Lagarde e von der Leyen siano due donne nelle quali noi comuni mortali ci possiamo riconoscere, perché è un po' difficile, no? Però è proprio per far capire come in questo periodo storico, in questo momento così particolare, avere delle donne in questi ruoli, ai massimi ruoli, no? È veramente un'opportunità che non ci dobbiamo perdere. Come ha detto Kamala Harris quando Infatti. ha saputo, no, di essere stata, ha detto: lo dobbiamo fare per chi è venuto prima di noi e per chi ci sarà dopo di noi, perché nessuno più possa dire: ah, è la prima donna che ha fatto questo, ma è l'opportunità di dare la nostra impronta in questo modo. E una delle storie che sono arrivate e che abbiamo selezionato, e poi si sentirà appunto durante questo podcast, è la storia di una donna che ha ereditato dal padre. Lei è CFO di un'azienda metalmeccanica e quindi ha ereditato di famiglia questo ruolo. Lei dice un ruolo chiaramente che è poi già nella metalmeccanica, no? Non solo lei è al vertice dell'azienda, ma poi nella metalmeccanica, che è uno di quei settori in cui dice: io vado alle fiere e la fila per il bagno, mi ha fatto molto ridere, è solo per gli uomini, non c'è Che fila al bagno tradizionalmente delle donne. sappiamo essere in Esatto. questo, diciamo. Infatti, e lei racconta proprio come l'opportunità, è giusto creare opportunità, e questo mi è piaciuto molto, ma bisogna anche saperle cogliere le opportunità. Lei faceva degli esempi nella sua azienda, poi le potrete sentire quando uscirà la puntata, e dice: lei ha cercato di creare opportunità anche per le donne all'interno dell'azienda, ma non è stato sempre possibile portarle a termine poi questi progetti, perché le donne, ma non solo le donne, ma magari anche le famiglie tante volte, no? Delle donne non erano d'accordo che ci fosse per loro questo ruolo. E ha detto: l'importante è fare educazione, perché tu puoi anche informare, ma devi anche educare. Puoi anche dire: si è aperta questa posizione, che solitamente è di un uomo, ma lo puoi fare anche tu che sei una donna. Però se non c'è un'educazione prima, esattamente come abbiamo detto per l'educazione finanziaria, culturalmente va creato questo substrato, no? Va Assolutamente. creato anche nella testa delle donne, che tante volte sono vittime, magari anche inconsapevoli, di tanti pregiudizi. E l'empowerment è proprio, serve a questo, l'autodeterminazione, è proprio per dire: ragazze, allora, ragazze, donne, bambine, ma bambine anche, ma cerchiamo di pensare che possiamo veramente tutto, ma possiamo fare tanto quanto un uomo, perché il genere umano ha potenzialità incredibili e il nostro punto di vista può veramente arricchire il mondo, no? Il mondo con un approccio che è diverso. Ci sono altre storie, c'è questa storia di un'altra donna veramente molto attiva e incredibile, che vive nella Terra dei Fuochi e si batte per portare avanti certi temi e certi valori. E lei dice: lei fa la contadina, dice, ci tiene a dire che fa la contadina, perché ha detto: c'è anche questa idea strana, no? Che le donne siano, quando sono, si parla di donne di natura, l'idea è che le donne sono più portate alla natura perché ci sono molto vicine. In realtà lei dice: non è tanto questo, è che le donne hanno una relazione diversa con la natura, che è una relazione di cura, è una relazione di protezione. Non è tanto perché sono più vicine alla natura, no? Perché partoriamo o perché siamo atte a produrre futuro. Però dice: questa relazione è una relazione molto importante, così come le donne devono, probabilmente nei ruoli apicali soprattutto, metterci, non scimmiottare il modello maschile come Infatti, tante questo volte succede. è un errore che Esatto. purtroppo, insomma, Portare il nell'evoluzione proprio. bisogna passare, incappare anche Eh sì, in errori per poter poi ma trovare la strada certo. giusta. Però è vero che è anche un tema, cioè, la peculiarità, la diversity di cui tanto si parla, deve essere un valore e non un Eh sì. essere uno scimmiottare poi i modelli di leadership maschili. No, il plus Infatti. è proprio nel modello di leadership al femminile, che abbiamo visto anche nella gestione, ad esempio, della crisi pandemica, dove ai vertici ci sono delle donne, pensiamo ad Angela Merkel o alla premier neozelandese, comunque c'è stata una migliore gestione anche della pandemia e non sarà un Certamente. caso.
No, infatti, una delle frasi che mi ha fatto molto ridere quando abbiamo raccontato la storia di Lidia Menapace, per esempio, ridere, mi ha fatto sorridere, ma pensando, Lidia Menapace è una grande partigiana e anche una delle madri costituenti di Banca Etica, e lei dice, mia madre, e quindi possiamo immaginare una donna che 80-90 anni fa, no, diceva questa cosa, dice, mia madre diceva sempre a noi figlie, siate indipendenti, poi fate quello che volete, ma dovete essere indipendenti, potete prendere un uomo, poi lasciarlo, fate quello che volete, ma non dovete mai avere il bisogno di chiedere i soldi per le calze, perché se siete indipendenti nei piedi, siete indipendenti nella testa. E questa idea Bellissima dell'indipendenza, questa no? È immagine. bellissima, ma è un'immagine che se tu pensi, una donna l'avrà detto veramente 80 anni fa, la madre di Lidia Menapace. Quindi sono concetti che veramente sono di persone illuminate, che già prima di noi, che adesso stiamo facendo questa maratona e che tanto se ne parla ormai, ma è da tanto che si parla di questo, no? Forse è arrivato il momento di farlo davvero nostro e di aiutare le nuove generazioni a crederci davvero, ad avere modelli di riferimento che facciano capire che insieme si può fare, che davvero tutte abbiamo una storia da urlo da raccontare e questa voce che abbiamo, forse è il caso di tirarla fuori, no? Di Assolutamente. farci Di sentire, di farci gridarla sentire. al mondo, citando Brava. proprio l'associazione. Morena, io ti ringrazio tantissimo per essere stata con noi anche in una giornata che ti vedeva impegnata, come ci Sì. dicevi, su più fronti, ma sono veramente contenta che tu sia riuscita a insomma, partecipare e benvenga la possibilità anche di ritrovarti nuovamente con nuove storie, perché è dalle storie che riusciamo ancora di più a cogliere quei semi per portare a casa dei nuovi spunti per raggiungere nuovi obiettivi. Certo, grazie Alessia, grazie tantissimo e grazie a tutti voi. Grazie ancora a Morena Rossi per essere stata in nostra compagnia. Adesso pausa pubblicitaria e poi rientriamo ancora qui sulle fonti TV con questa maratona Donne e Lavoro.